Eccoci qui, buonasera a tutti quanti, benvenuti a Gay on Gay in questo nostro meraviglioso studio. Sono tanti i ragazzi che sono qui con noi questo pomeriggio, voglio salutarli tutti. Sono gli studenti e i professori dell'Istituto Comprensivo Nazareno Strampelli di Castel Raimondo in provincia di Macerata. Loro sono la sezione associata di Pioraco, il paese della carta. Hanno fatto un viaggio per venire qua, quindi ragazzi benvenuti, spero che passerete un pomeriggio istruttivo. Tutto è pronto per parlarvi tra pochissimo di una collezione meravigliosa di pizzi antichi di Cantù, ce ne parlerà una signora davvero particolare. Abbiamo in studio da mostrarvi delle cose davvero uniche che non si vedono tanto facilmente. Ma prima voglio presentarvi i nostri esperti e gli argomenti di cui parleremo con loro. È tornato a trovarci questo pomeriggio il nostro entomologo, il professor Enrico Stella. Benvenuto Enrico. Ciao Sveva. Oggi parleremo con lui dell'unico insetto veramente domestico che esiste al mondo, che è il baco da seta. Il baco da seta, esatto. Nell'ambito, diciamo, di un discorso più ampio che è quello dei bruchi alla seta, perché tutti i bruchi secernono seta. Solo che il baco ha delle ghiandole molto più sviluppate, non solo, ma l'uomo sta selezionando razze sempre più produttrici. Addirittura adesso si arriva a 1,5 chilometri, se non addirittura a 2 chilometri di seta, cioè di filo ininterrotto. Ininterrotto. Bene, cosa ci hai portato in studio questo pomeriggio? Cosa vedremo? Vedremo proprio dei giovani bachi da seta, vedremo anche dei bozzoli con vari colori, perché esistono un numero, diciamo, molto grande di razze, di Bene. Ibridi. Sarà molto interessante. Allora avremo una bella sorpresa. Poi continueremo un'altra volta. Faremo più puntate, Enrico. Non ti preoccupare, perché l'argomento è vasto. Allora, professor Stella, lo trovate al numero verde 800 550 710. Ecco. Accanto a lui c'è, come ogni lunedì, il biologo Bruno Cinini, col quale facciamo come sempre il nostro borsino della spesa. Eccolo qua, siamo arrivati, siamo in onda. Bene, eccoci ritrovati qui in studio, siamo in compagnia dell'entomologo Enrico Stella, che oggi pomeriggio ci ha portato in studio i bachi da seta. Enrico, i bachi da seta, l'abbiamo detto prima, è l'unico insetto veramente domestico. Che significa questo? Significa che questo insetto non potrebbe assolutamente vivere se non avesse le cure dell'uomo. Perché? Cioè non si trova più allo stato libero. Mentre le api, in un certo senso, le riteniamo domestiche, non sono affatto domestiche. Noi abbiamo fornito alle api le cassette, ma poi le api vanno a procurarsi il cibo. Invece il cibo lo dobbiamo assolutamente. Questo perché sono 4.000 anni che l'uomo alleva i bachi da seta. Sono ben 4.000 anni che l'uomo alleva i bachi da seta. Ecco, che presentaci, ce l'hai portato, ecco, in studio, li stiamo vedendo in questo momento. Io innanzitutto devo ringraziare il professor Luciano Cappellozza della sezione specializzata di bachicoltura di Padova, il quale ci ha inviato questo prezioso materiale nel mese di marzo. Nel mese di marzo, cioè per me qualche anno fa, era assolutamente impensabile poter avere i bachi da seta. Perché? Perché i bachi da seta si nutrono esclusivamente di gelso. Il gelso comincia a mettere le foglie a maggio. Adesso vengono studiate, anche appunto in questa sezione di Padova, vengono studiate delle diete artificiali. Diete artificiali di cui la componente, diciamo, principale è la farina di soia. Poi c'è amido di mais, amido di patate, ecco, sali minerali. Ce l'ha portato lei, professore, l'ho portata, la dieta artificiale del baco da seta, l'ho vero? L'ho portata e vorrei adesso somministrarla, perché questi bachi sono digiuni da qualche ora. È come una pasta che poi viene cotta in autoclave. Ecco, professore, facciamola vedere, che così non si vede. Eccola qua, è una pasta fatta a base di soia, mi diceva. Proviamo a darla ai bachi. Sono tanti elementi, diciamo. Sì. Ripeto, c'è la fecola di patata, c'è l'amido di patata, c'è l'amido di mais, ci sono sali, vitamine, agar. Adesso proviamo a metterla vedere vicino ai bachi.
e i bachi a un certo momento dovrebbero comportarsi come se... Ecco, quindi i bachi che si nutrono prevalentemente di gelso, adesso grazie a questa dieta artificiale possono essere allevati in qualsiasi stagione. Possono mi sembra di capire che è questa allevati in qualsiasi stagione. Ci sono delle razze cosiddette polivoltine, cioè razze che hanno generazioni continue durante tutto l'anno, e queste razze possono essere, mentre prima non potevano essere assolutamente allevate se non in determinate stagioni. Vedete, già stanno mangiando. Ecco, ecco. Se la telecamera riesce a inquadrare. Sì, la sta inquadrando adesso. Questo è un po' tonto, non lo vede. Adesso provo a girarlo. Eccolo, eccolo, sta qua. Ecco, e i bachi producono la seta. I bachi producono perché la seta. Perché a un certo punto della loro vita si imbozzolano. Cosa avviene? Intanto perché qua ce n'è uno nero e qua ci sono perché questi ci bianchi? Sono varie razze. Tant'è sì. vero che come ci sono varie razze di bachi, ovviamente ognuna poi produce della seta di colore diversa. Diverso. E qui abbiamo tutta una serie di seta, sempre della sezione di Padova. E possiamo vedere non solo il colore ma anche la forma che è diversa, perché in alcuni casi abbiamo una forma come se fosse l'ovetto di Pasqua, in altri casi invece abbiamo una strozzatura al centro, questi arancioni per esempio sono strozzati al centro. Ma questi non sono colorati questi bozzoli, vero? Sono naturali tutti questi? No. Eh? Cioè, la seta come esce dalla filiera del baco, perché il baco ha due ghiandole che praticamente tutti i bruchi hanno delle ghiandole della seta, tutti i bruchi, che tant'è vero che poi ne parleremo magari in un'altra puntata. Però nel baco da seta sono estremamente sviluppate, tant'è vero che vanno dal capo, arrivano addirittura al quarto posteriore del corpo, mentre il baco maturo misura 9 centimetri, una ghiandola misura 25 centimetri, il che significa che è avvoltolata ai lati dell'apparato digerente e avvoltolata su questi se stessa. Questi tigrati sono un'altra specie, questi vero? Questi tigrati sono... La specie è sempre quella, è un'altra razza. Un'altra razza di bachi. Allora, noi abbiamo un filmato, professor Stella, che io pregherei la nostra regista di mandare, che ci fa vedere come il baco si imbozzola. Ecco, ce lo descriva. Lo stiamo vedendo in questo... No, aspetti che c'è un problema. Adesso appena è pronto il filmato possiamo farlo partire. Eccolo qua, professore, ecco che sta succedendo? Filo, ecco il primo filo che viene fuori, ecco. Da prima il baco forma una specie di ragnatela servendosi di sostegni come questi. All'interno di questa ragnatela poi comincia a costruire l'ovoide, cioè il bozzolo vero e proprio, e la componente principale della seta è una proteina che si chiama fibroina. Ecco, praticamente il baco costruisce il bozzolo perché deve fare una metamorfosi, perché deve diventare una farfallina. Esatto, deve diventare una farfallina. Ora, non tutti i bruchi costruiscono dei bozzoli prima di diventare farfalle, altri hanno altri sistemi, altri vanno sottoterra o costruiscono una semplice cinturina di seta. Il baco da seta è quello che costruisce il bozzolo più robusto. Perché si è calcolato che per costruire un bozzolo come questo ci vogliono addirittura 300.000 movimenti del capo e ci vogliono 4 giorni. Ecco, è un filo di seta di un bozzolo quanto può essere lungo? Il filo di seta adesso dei bozzoli migliori, perché sono stati naturalmente selezionati, come si selezionano i fiori, le piante, eccetera, arriva a 1,5 km e credo che siamo vicino ai 2 km. Ai 2 km, filo ininterrotto. Ecco, come fa il baco a perforare il bozzolo quando poi ecco, è diventata una farfalla per uscire? La farfalla per uscire ha un liquido alcalino che non fa altro che sciogliere le sostanze gommose che legano il filo. In realtà non fora il bozzolo, lo rovina perché poi emette liquidi, eccetera. Quindi nei bachi d'allevamento si impedisce al baco. Per cui i bachi d'allevamento vengono purtroppo uccisi con aria calda, il metodo migliore è una corrente d'aria calda. Perché una corrente d'aria calda? Perché si dissecca tutto, anche il liquido che è stato emesso, che
non che è stato emesso perché la farfalla non è uscita, ma c'è una certa umidità all'interno. Quanto vive la farfalla se riesce a uscire in modo naturale? Vive pochissimo perché si accoppia immediatamente, depone le uova, quindi vive, può vivere una settimana. E invece il bruco quanto vive? Il bruco vive una trentina di giorni, un mese. E la crisalide da 15 a 21 giorni. Quindi da 45 2 a 3 giorni dura sì. Un ciclo. Adesso i nostri bruchi qui in studio che cosa faranno? Fra quanto cominceranno a imbozzolarsi? Ma questi ancora ci vorrà qualche settimana perché stanno alla terza età. Però mangiano e ogni volta dopo la muta si può dire che raddoppiano la loro lunghezza. Comunque hanno banchettato alla grande con questo alimento del professore di Padova, gli è piaciuto moltissimo. No, piace moltissimo. Poi ha un odore abbastanza stuzzicante. Quando io apro il frigorifero e sento questo odore sarei invogliata ad assaggiare. Lei è capacissima, l'ho già assaggiato, professor Stella, io la conosco. Grazie, grazie. Al prossimo appuntamento che faremo sui bachi da seta. Grazie ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Nazareno Strampelli di Castel Raimondo in provincia di Macerata e vi saluto, vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.